Bernardotto 95, sì, ragazzi, ecco, finalmente ti vediamo con la maglia biancoverde dopo averci fatto tanto tribolare 2 stagioni fa. Anche a te devo chiederti le prime impressioni, questo lungo inseguimento, perché l'Avellino ti ha cercato a più riprese. Questo tra l'altro significa anche qualcosa, che l'Avellino crede in te ciecamente, sostanzialmente, perché ti ha seguito per 1 anno e mezzo più o meno. Questo è un peso, una responsabilità, uno stimolo in più. Chiaramente, benvenuto ad Avellino. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sì, sono diciamo 2 anni che l'Avellino mi segue, mi sta appresso, e per me comunque è sempre un onore quando una piazza di questo genere ti segue così tanto. Sono venuto appunto perché sia la società sia il mister mi hanno mostrato molta fiducia. Spero di ripagarli con più gol possibili e dando sempre il massimo per questa gente e soprattutto per la società e per il mister. Ciao Gabriele, benvenuto, Pellegrino Marciano Prima TV. Una curiosità, che tipo di attaccante ti senti? 16 gol all'Anusei, 6 gol l'anno scorso, anche con 4 assist, anche se in categorie ovviamente diverse, era più difficile l'anno scorso. Sei più un attaccante che aiuta la squadra e che aiuta il compagno di reparto ad aprire spazi o ti senti più un goleador? Guarda, io sono un attaccante che pensa prima alla squadra e poi a se stesso. Sono uno che preferisce aprire uno spazio per il compagno più che far gol io. Devo anche migliorare su quello perché poi nell'attaccante conta il gol, conta quello che quante volte la butti dentro. Però sono il primo che pensa soprattutto ai compagni e a fare il bene della squadra. Poi quello che viene in più è sempre di guadagnato. Gabriele, Sabino Giannetta su Sport Channel. È vero che 2 anni fa il direttore Musa e Mister Bucaro ti avevano già quasi convinto ad accettare Avellino e soprattutto io so che tu hai tanti parenti in Irpinia, cosa ti hanno detto? Sì, 2 anni fa ero molto vicino all'Avellino, solo che poi non si è più fatto per ovvi motivi. Sì, sono dei parenti in Irpinia, Rocca Bascerana. Niente, mi hanno detto di dare tutto per questa gente, perché se lo merita, di dare sempre il massimo e verrò ripagato a caro prezzo. Ciao Gabriele, benvenuto ad Avellino. Ecco, come attaccante in carriera, diciamo, chi è la tua fonte di ispirazione? Chi ti ispiri? Io mi ispiro a Lukaku, perché più o meno il mio modo di giocare è quello. Certo, c'è un po' di differenza, però sì, mi ammiro molto a lui. Ecco, se, un'altra curiosità, se ci puoi raccontare un po' quel testa a testa con l'Avellino, cosa pensavi tu, cosa pensavate voi dell'Anusei, vedendo l'Avellino, una società così blasonata in Serie D, e giocarvi la promozione fino all'ultimo minuto proprio contro i biancoverdi, se ci puoi raccontare un po' come la vedevi da fuori? Io penso che è un anno che non dimenticherò mai, perché giocarsi un campionato con una società come l'Avellino è stato per tutti noi, sia per me, sia per l'Anusei, sia per la gente dell'Anusei, un onore. L'abbiamo vista, eravamo 10 punti sopra, quindi avevamo un bel vantaggio. Quando vedevamo che comunque ogni domenica Avellino portava a casa 3 punti, un po' di timore ci è venuto. Poi è normale, in finale si è visto proprio nettamente il tasso che era più alto, sia qualitativo, da tutti i punti di vista. Però è stato molto bello. I tifosi Ariadi sono stati fantastici. Giocavamo... Poi è normale, tutti noi non abbiamo avuto mai in carriera partite di questo genere, quindi è stato molto bello. Il vero Gabriele Bernardotto è quello lì o quello che si è un po' immalinconito, almeno da fuori così ci è sembrato, no? In una piazza magari che non dava grandi stimoli come Ibo Valencia, dove tra l'altro si giocava a 3 davanti, no? Quindi forse non è quella la collocazione ideale, quindi ti chiedo, il vero Bernardotto è quello di Lanusei? O quello di Vibo Valencia, e se ti trovi meglio a 3 o a 2 lì davanti? Io ho giocato sempre a 3, con il mister mi adeguerò anche a 2, perché comunque so che lui gioca così e cercherò di dare il massimo anche a 2. No, sono il Bernardotto di sempre, il Bernardotto sia di Lanusei e il Bernardotto di Vibo Valencia. È normale, con il salto di qualità, essendo giovane, bisogna acquisire esperienza, bisogna acquisire un po' di tutto in queste categorie. Spero che quest'anno sarà l'anno giusto e spero di dare tante soddisfazioni alla gente. Giusto per strapparti un sorriso, Mister Braglia, abbiamo visto un tipo molto tosto, diciamo così. Un aneddoto, una parola, una battuta che a primo impatto c'è stato qualcosa. Sì, perché mi sono presentato con la Yaris e mi ha detto dove vai con questa macchina. È molto bravo come allenatore.